2 su 2. Se fosse un campionato di calcio, Zia Mara sarebbe a punteggio pieno perché Domenica in stravince ancora su Domenica Live. Il contenitore della Domenica di Rai 1 realizza il 15,8% di share nella prima parte, il 15,78% nella seconda parte per una media complessiva che supera i 2,2 milioni di spettatori. Barbara D'Urso, diviso in più segmenti, raggiunge il massimo nell'intervista finale alla sorellastra di Meghan Markle, conquistato 2 milioni di spettatori netti. Vediamo nel dettaglio gli ascolti della domenica del 23 settembre 2018. Domenica in intrattiene su Rai 1 2.240.000 spettatori pari a uno share pari al 15,8% nella prima parte, e nella seconda parte con 1.975.000 spettatori per uno share del 15,78%. Domenica Live si ferma a 1.628.000 spettatori per il 10,9% in presentazione, 1.812.000 spettatori e il 13,58% con il segmento attualità. Riesce a crescere solo quando termina la domenica in Dimara Venier. In particolare guadagna 2.036.000 spettatori e il 16,88% dalle 17.59 alle 18.31, quando intervista la sorellastra di Meghan Markle. Come ha scritto Andrea Parrella nel pomeriggio di ieri, in un lungo editoriale a margine della seconda puntata, la domenica in Dimara Venier sembra funzionare perché non vuole rincorrere la concorrenza, ma anzi va a proporre una sua idea della domenica, diversa nei ritmi e nei contenuti. Su tutti, una canzone per Mara, momento in cui prevale l'intrattenimento improvvisato unito al cazzeggio puro, prende in giro la piega di alcuni talent proponendo autori strampalati di canzoni dedicate a Mara Venier. È premiante anche il momento gossip e cronaca nera, con le interviste ai protagonisti realizzate in punta di piedi, scevro da ogni presunzione o volontà di spettacolarizzare il dolore. Il riferimento è alle interviste a Maria Teresa Giglio, madre di Tiziana Cantone protagonista della prima puntata, e Marina Conte, madre di Marco Vandini, protagonista ieri. Chi se ne frega?